bene. Siccome si avvicina il 25 dicembre, abbiamo scelto di fare un po' il culto di Natale del nostro ministero proprio qui a Cattolica. Per me Natale è sempre Natale due volte, perché non festeggio solo la nascita di Gesù, ma festeggio anche la mia nuova nascita, perché sono nato di nuovo il 24 dicembre, la notte del 24 dicembre del 1995, nel millennio scorso. Quasi 30 anni di vita vera. Amen. E la mia preghiera è che, chissà, magari qualcuno che è qui possa fare la mia stessa esperienza nel 2022, il giorno di Natale, sperimentare il dono più grande che si possa avere, che è quello di rinascere. E Gesù ha parlato di questo un giorno a Nicodemo, nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, e gli ha detto: nessuno può vedere il regno di Dio se non è nato di nuovo. Nessuno. Non puoi conoscere il Signore, non puoi vedere la vita eterna. Gli occhi non si aprono alla verità della vita, alla ragione della vita, alla speranza e a conoscere l'amore del Padre finché non nasci di nuovo. E mentre la nostra prima nascita non è dipesa da noi, è dipesa da due persone che non erano ancora i nostri genitori, che hanno passato una serata un po' particolare. La seconda nascita ci coinvolge direttamente. Ed è per chiunque sceglie di far entrare questo nome meraviglioso che è il nome di Gesù nel proprio cuore. Non seguire una religione. A volte ci chiediamo: qual è la religione giusta? Ti rispondo io: nessuna. La religione non ha niente a che fare con Dio. Nessuna religione ha a che fare con Dio. Con una persona vivente puoi avere una relazione, non una serie di riti. Amen. Immaginate che se la persona che ti è più cara viene a casa, invece di darti un abbraccio inizia a fare tutta una serie di rituali, a dire sempre le solite cose. Lo guardi e dici: ma chi è questo? E così il nostro Padre in Cielo, Gesù, lo Spirito Santo, sono un Dio vivo con il quale è possibile avere una relazione da figli a padre. E alcuni dicono: beh, ma non dovremmo festeggiare il Natale, che sapete, ormai con i social qualunque cosa è occasione per fare polemiche, ed è giusto anche esprimere, per carità, le proprie opinioni. Ma come ci avviciniamo a Natale e alla Pasqua? Io vado poco sui social perché iniziano le crociate, quello contro il Natale, quello contro l'albero, quello contro il panettone, quello contro la stella cometa, e inizia tutta una serie di polemiche. Ora, alcuni dicono: ma Gesù non è nato il 25 dicembre. Non lo sappiamo quando è nato, ma non è escluso. Alcuni dicono: ma è nato in primavera perché altrimenti non potevano portare le greggi fuori perché era freddo. Congetture, figuriamoci. Non è quello il punto. Non è importante quando Gesù è nato, è importante quando è morto, perché nella sua morte e nella sua resurrezione noi abbiamo ricevuto la vita eterna. Amen. Ma è buono avere un giorno all'anno e fare memoria di un evento. E vedete, per quanto possa non essere anche nato il 25 di dicembre, credo che dovremmo avere quell'atteggiamento che ebbe Paolo quando andò all'Areopago ad Atene e vide tutti gli dèi della Grecia nelle statue, che erano falsi dèi ovviamente. Anziché mettersi a fare una polemica assurda che avrebbe allontanato le persone, prese l'occasione per predicare il Vangelo. Allora perché non cogliere un giorno all'anno e prendere l'occasione di far conoscere al mondo che il Natale non è la festa delle luci, non è la festa dei regali, e va bene farci regali, ma non è solo questo. Io oggi inorridisco quando sento alla televisione lo spirito del Natale. Cos'è lo spirito del Natale? La cosa più vuota che esiste. Fatta di apparenza, fatta di luce, poi non si capisce il Natale di chi. Natale vuol dire nascita, è vero o no? Sì. Sapete che io ho chiesto ai ragazzi delle mie classi, è la nascita di chi? E quasi nessuno lo sapeva. Nascita di chi? Il Babbo Natale. Allora non scandalizziamoci, però cogliamo l'occasione di far conoscere la verità. Amen. E questa sera ho scelto di condividere con voi, ho tanto desiderio di farlo, che cosa è davvero il Natale. E vedrete che scoprirete qualcosa che non è così scontato. Inizieremo da qui.
The word became flesh, dicono gli inglesi, la parola è diventata carne. La parola di Dio, la seconda persona della Deità, è diventata carne. E in Giovanni 1,14 la parola di Dio dice: la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, non piena di giudizio e di punizione. Piena di grazia. Grazia vuol dire favore immeritato, vuol dire amore che non ti meriti, vuol dire perdono che non ti meriti, e di verità. Voglio farti notare una cosa: prima della verità viene la grazia. Sai perché? Perché la verità, se non è accompagnata dalla grazia, può uccidere. Ma noi dovremmo dire sempre la verità. Sì, a patto che sia accompagnata dalla grazia. Perché se tu dai la verità nuda e cruda su alcune cose, ad esempio, a una persona la puoi uccidere, ad esempio sulla sua vita, cose che la persona non sa della sua vita. Te lo dico perché con me è stato fatto. Sono state prese delle cose che non sapevo del mio passato, della mia vita, terribili, che non riguardavano me, non guardate male, riguardavano la mia famiglia di origine. Mi sono state messe senza un filo di grazia davanti, mi hanno ucciso letteralmente, per anni mi hanno tolto la gioia. Quindi dobbiamo dire la verità. Sì, ma Paolo dice alla chiesa di Efeso: dite la verità nell'amore. E così, prima della verità viene sempre la grazia di Dio. La grazia di Dio è quella che apre il cuore, la grazia di Dio è quella che ti fa conoscere quanto Dio ti ama in maniera incondizionata, e non perché fai qualcosa che a Lui fa piacere, ma perché ti ha creato semplicemente. E non può non amarti. C'è qualcuno che ha fatto con me questa sera? Ci credi che Dio ti ama da te? Ma io non sono proprio a posto. Ma Dio ti ama lo stesso. Ma io non vado in chiesa. Ma Dio ti ama lo stesso. Ma io non sono cristiano, sono buddista. Dio ti ama lo stesso. Ma io ho bestemmiato fino a ieri, anch'io l'ho bestemmiato fino a un minuto prima di conoscerlo. Un minuto prima. E non è venuto a dirmi: adesso facciamo i conti di tutto quello che hai combinato nella tua vita. Mi ha soltanto rivelato che aveva dato suo figlio per me. E quella notte la mia vita è cambiata. Non perché sono entrato in una realtà dove mi hanno insegnato come bisogna vivere da cristiani, ma perché un amore soprannaturale è entrato nel mio cuore. E la chiave è stata questa: la parola è diventata carne. Stasera parleremo di questo. Perché la parola è diventata carne? C'è un motivo per cui Dio si è fatto uomo. Ed è spiegato molto bene nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, verso 14-15. Poiché i figli hanno in comune sangue e carne, egli, cioè Dio, vi ha pure similmente partecipato per distruggere, ripeti con me questa parola, per distruggere. Perché, ascolta questo, il Natale non ha niente di romantico, assolutamente niente di quel patinato stucchevole che ci propinano, hai visto quei telefilm di Natale, quelli americani non li sopporto, scusate, se li guardate Dio vi benedica, mentre li guardi piacciono, io non li posso sopportare. Delle famiglie, no, non si sopporta, una cosa da carie nei denti. Ti viene il diabete se guardi quella roba lì. Molto meglio andare alla parola di Dio. Il Natale non ha niente di romantico, non ha niente di sdolcinato, non ha niente di peace and love, non ha niente di luci. Guardate di cosa parla il Natale. Egli ha partecipato a carne e sangue per distruggere con la sua morte. Voglio farvi notare una cosa: che l'autore della lettera agli Ebrei mette insieme nello stesso punto l'ana. Quando dice in comune carne e sangue, cosa vuol dire? Vuol dire che il Dio che non aveva un corpo, perché Dio è spirito, siete d'accordo con me? Dio non ha la barba come quello di Michelangelo, vero? Da dire la verità che Dio Padre te lo immagini un po' vecchio. Gesù è giovane, ma Dio Padre c'ha la barba, e poi c'ha sempre quell'inchino. Oh, guarda, io adoro Michelangelo, però lo adoro come artista. Ma vai a vedere l'immagine, sai, quell'immagine lì è entrata nel DNA di dozzine di generazioni. Te guarda, il Dio che crea è sempre arrabbiato. E quello c'è entrato nella mente. Noi pensiamo a Dio Padre, Gesù, che è Gesù. Ma Dio Padre, mamma mia, te lo immagini sul trono. E esistono i padri giovani.
Io sono stato un padre a poco più di 30 anni, esistono padri di 20 anni. È vero o no? Io padre non è vecchio. Amen. Ma vedi che mette insieme carne e sangue, cioè l'incarnazione con la morte, per distruggere con la sua morte. Come parla dell'incarnazione, Dio, il Dio invisibile, prende carne e sangue, subito parla della morte. Perché? Perché Gesù è venuto per morire. E vedi che il Natale non ha niente di romantico, non ha niente di sdolcinato, non ha niente di questo, del Christmas Carol. Parla della morte. L'incarnazione avviene perché la morte possa venire, per distruggere colui che aveva il potere sulla morte. Oh, ascolta qui. Cioè, allora non Dio. Non Dio ha il potere sulla morte. Il diavolo aveva il potere sulla morte. La morte non è mai stata il progetto di Dio. La malattia non è mai stato il progetto di Dio. Ma se Dio esiste, perché i bambini si ammalano? Dio non ha mai creato. Dio è l'autore della vita. La morte è entrata nel mondo perché l'uomo ha commesso alto tradimento. Semplicemente alto tradimento. Ed ha dato il consenso, lui ha un ingresso e ha un controllo su questo pianeta, su tutto ciò che apparteneva, che Dio aveva dato sotto il governo dell'uomo, a uno spirito di morte che è il diavolo. Ma Gesù è venuto per distruggere la morte, perché la morte non è la volontà di Dio. Il Nuovo Testamento dice che la morte è il nemico di Dio. L'ultimo nemico a essere distrutto sarà la morte. Quindi la morte è il nemico di Dio. E la buona notizia è che chiunque riceve Gesù Cristo ha il passaporto per il cielo. E il mio consiglio è, se non hai ancora questo passaporto, non andar via da quella porta stasera. Senza, perché non sappiamo quante altre opportunità avremo. Amen. La vita su questa terra è appesa a un filo. La vita eterna, invece, è nelle mani di Gesù Cristo. Amen. E la dà a chiunque lo voglia. Amen. E quindi non uscire di qui stasera senza averla ricevuta. Amen. 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 E liberare, ripeti con me questa parola. Perché Gesù è venuto nel mondo per liberare, non alcuni, ma tutti, quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Sai quante persone sono tenute imprigionate? Io ho conosciuto persone apparentemente spavalde, apparentemente, sai, in Toscana siamo molto sopra le righe, prendiamo in giro tutti, prendiamo in giro tutto, ma poi ho conosciuto persone che nel loro privato mi hanno detto: io sono terrorizzato dalla morte. E sai, paura della morte, ad esempio, paura della malattia. Abbiamo vissuto 3 anni e ci sono persone che sono letteralmente andate fuori di testa per il terrore. Amen? La paura della morte, la paura della malattia, la paura della povertà. La morte non è solo la morte fisica, è tutto ciò che crea paura all'uomo. Gesù è venuto per liberarci da questo. Amen? E il problema qual era che Gesù è venuto a risolvere? Il problema è venuto in Genesi 2,17, dove è scritto che il Signore mise un albero in Eden, dando il comando di non mangiare. Perché? Alcuni dicono: ma se non l'avesse messo, non sarebbe stato meglio? Se non avesse messo qualcosa davanti a cui l'uomo si doveva fermare, l'uomo non sarebbe stato libero. Perché se tu puoi fare solo il bene, non sei libero, sei un robot nelle mani di Dio. Il Signore ha dato la libertà di seguirlo o la libertà di rigettarlo. Perché l'amore si propone, ma non si impone. Amen? E così c'era un albero che si chiamava della conoscenza del bene e del male. La conoscenza del bene e del male, c'è una cosa sola nella Bibbia che te la dà, ed è la legge. La legge ti fa conoscere ciò che è bene, e la legge ti fa conoscere ciò che è, ma la legge non ti salva, i 10 comandamenti non ti salvano. E alcuni dicono: no, ma noi non siamo ebrei che veniamo dalla legge, noi siamo cresciuti da piccoli, ci hanno messo i 10 comandamenti qui. È vero o no? I 10 comandamenti non ti salvano, e nessuno di noi li ha messi in pratica, manco uno. Nessuno. Ma dopo, a volte alcune persone dicono: ma io non,
non sono un peccatore, perché io non ho mai ucciso, non ho mai rubato. Tu hai ucciso, hai rubato, hai rinnegato tua madre, tu hai odiato, tu hai fatto tutto quello che potevi fare come me. Ah no, non è vero, ok, prendiamo il primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me, dai, vieni via. Quindi tu non hai mai avuto altri dei nella tua vita, nemmeno te stesso. Il Dio denaro, il Dio successo, il Dio piacere, dai, è vero o no? Non dire falsa testimonianza, mai, non ho mai mentito, non ho mai detto una bugia in vita tua, sì. Onora il padre e la madre, sempre, tu hai onorato sempre tuo padre e tua madre, hai detto basta, non ti sopporto più. Noi abbiamo rotto tutti i comandamenti. E io non ho mai rubato, forse dei soldi, ma hai rubato la gioia a qualcuno, hai rubato la dignità a qualcuno, hai rubato la pace a qualcuno con le tue parole, hai rubato il tempo di qualcuno. Ma io non ho mai ucciso, forse con le mani, con la bocca. Sai quella parola che sai che fa male a quella persona e aspetti il momento di poterla dire? E come direbbe Dante nella Divina Commedia, hai detto no perché doler ti debbia, e l'ho detto perché così ci stai male. È vero o no? Questo è quanto noi siamo buoni. Poi arriva Natale, ci mettiamo tutte le palline colorate addosso e a Natale siamo tutti più buoni, ma per favore, c'è solo uno che è buono ed è Dio. Amen. Perché attenti qui, è un avvertimento che il Signore dà, non è una minaccia, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Voglio farvi vedere una cosa, la parola esatta, ve l'ho messa con quei caratteri strani che è l'ebraico originale, è certamente morirai, è mut tmut, che non è un mandare gli accidenti a qualcuno, mut tmut vuol dire morendo, mut tmut morirai, morendo morirai. Perché due volte? Perché il primo morendo è la separazione da Dio. Morirai è la morte fisica. Separandoti da me inizierai a morire. È bellissimo quando Dio, se voi andate a vedere in quel libro particolare che è la Bibbia, nel capitolo 1, quando il Signore inizia a creare ogni cosa, fate caso che Dio non dice siano gli animali, siano i pesci, no? Lui dice la terra produca piante, le acque brulichino di pesci, nel cielo volino gli uccelli. Lui parla al luogo dove la vita deve venire. Perché? Perché ogni volta che Dio parla, la vita di Dio si comunica alla cosa a cui Lui parla. Quando Lui ha parlato all'acqua e dice le acque, la vita di Dio si è trasferita nell'acqua. Le acque brulichino di pesci. Lui ha parlato alla cosa dove dovevano vivere quelle creature. Però attenzione, quelle creature dovevano rimanere nella cosa a cui lui ha parlato per continuare a vivere. Ad esempio, le acque brulichino di pesci. Se tu togli un pesce dall'acqua, che fa? Non dice siano gli alberi, dice la terra produca alberi. La vita di Dio attraverso la parola va dentro la terra. La terra produce. Se tu togli l'albero dalla terra, che cosa fa? Muore. Quanto ha creato me e te? Ha detto così il Signore, facciamo. Quindi ha parlato a? Facciamo è plurale, vero o no? Perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Parliamo. Quindi cosa vuol dire? Che se noi ci stacchiamo da Lui, moriamo. Lui ha parlato alla cosa da cui doveva uscire la creatura. E quando ha creato noi, ha parlato a se stesso. Noi usciamo direttamente da Lui. I pesci escono dall'acqua, le piante escono dalla terra. Noi usciamo da Lui. Ma se, secondo il principio che ti ho insegnato adesso, se noi ci stacchiamo da Lui, che cosa accade? E questo è ciò che Adamo ha fatto. Ha tolto il pesce dall'acqua, ha tolto la pianta dal terreno. Se tu togli una pianta dal terreno, non è che subito si secca, rimane ancora. Il giorno dopo è ancora, per qualche giorno va, un po' piano piano. E così è accaduto all'uomo. Se tu ti separi da me, morendo, separa la morte. Ascolta, nella Bibbia morte non è quella che crediamo noi. Nella Bibbia la morte è la separazione da Dio. Che cos'è la perdizione eterna? È la separazione eterna dell'uomo dalla fonte della vita. È la morte eterna. Adamo ha tirato fuori il pesce dall'acqua. Quando tu tiri fuori il pesce dall'acqua, non è che tiri fuori, io non so qualcosa. Non è che lo tiri fuori, è morto. Lo tiri fuori per un po', continua a vivere.
E quando l'uomo ha mangiato di quel frutto, ha detto: non sono morto. Mi muovo ancora, respiro ancora, parlo ancora, ma piano piano è iniziato a morire. Giorno dopo giorno invecchiare. E poi, a 930 anni, il primo uomo è morto. E tutta la sua discendenza è andata nella morte. Tutta. Compresi noi. E l'unico modo per salvarci era l'incarnazione. Un nuovo Adamo, l'ultimo Adamo. Nel primo Adamo siamo stati dichiarati peccatori. Nell'ultimo Adamo veniamo dichiarati giusti. Amen. Nel primo Adamo siamo morti, nell'ultimo Adamo abbiamo vita eterna. E così la morte, ahimè, entra nel mondo. Vedete che cosa ha il Natale di romantico? Assolutamente niente. Ed è interessante che questo bambino che viene, una volta adulto, il cui nome è Gesù, dirà delle cose particolari di sé. Dirà: io sono il pane della vita, non sono un maestro di religione. Non sono il fondatore di una religione, non sono un santo da adorare, io sono il pane della vita. Domanda: a che cosa serve il pane? Tu che cosa fai? Compri il panino, poi lo metti e lo adori. Metti lì sul tavolo e dici: guarda che bella questa pagnotta. E passi il giorno a guardare. Che cosa fai col pane? Lo mangi. Io sono il pane di vita. Qual è la volontà del Padre? È che noi mangiamo Gesù. Adesso tu stai mangiando Gesù, stai ricevendo pane. Io sono il pane della vita. Ogni volta che tu ti nutri di Gesù, che tu ricevi Gesù nell'insegnamento, nella predicazione, la vita di Dio entra dentro di te. E guarda il primo comando che Dio ha dato all'uomo. Posso dirti qualcosa? Il primo comando che Dio ha dato all'uomo non è non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quello è venuto dopo. La prima parola che Dio dice all'uomo, no, anzi, quanti vogliono sapere la prima parola che Dio ha detto al primo uomo? Oh, è importante la prima parola. Sai che le donne si ricordano quando incontrano l'amore della loro vita, la prima parola che gli ha detto tu nel 1927? E lui dice: perché ci siamo conosciuti nel 1927? Sì, quel giorno c'era il sole. E la prima parola che mi ha detto: sorelle, siete così o no voi? Vi ricordate tutto? L'uomo non si ricorda neanche l'anniversario. È vero o no? La donna si ricorda assolutamente tutto. La prima parola che mi hai detto è stata... E la prima parola che Dio ha detto all'uomo, sapete qual è? Dice così la Bibbia: Dio creò l'uomo, maschio e femmina. Oggi non si può dire. Oggi non si può dire. Maschio e femmina non si può dire. Bisogna dire neutro. Perché maschio e femmina non si può più dire. E li benedisse. La prima parola che Dio ha detto all'uomo è: ti benedico. Wow. E sai, quando Dio benedice, ciò che lui benedice rimane benedetto per sempre. Quando invece una persona entra per la prima volta in chiesa, cosa sente dire? Tu sei un peccatore, andrà all'inferno. La prima parola che Dio ha detto all'uomo è: io ti benedico. Non è meraviglioso? E il primo comando che Dio ha dato all'uomo qual è? Genesi 2,16: mangia. Quando nasce un bambino, la prima cosa, il pensiero della mamma è? Dio è padre, ma è anche madre. Pensa che il primo comando che ha dato all'uomo è: mangia. Non è: non fare quello, lascia stare l'albero, non guardare troppo Eva. No, la prima cosa che gli ha detto è: mangia. Il primo comando è quello più importante. La cosa più importante per noi è mangiare. E Gesù è venuto in questo mondo, e vedremo dopo. Ed è nato dove? In una? Perché? Perché Gesù deve essere mangiato. Sì, è bello adorarlo, è meraviglioso, anch'io adoro, ma Gesù non è venuto per essere adorato. È meraviglioso adorare Gesù, ma Gesù è venuto per essere cibo. La mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda.
Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. È scritto così o no? Gesù l'ha detto. Amen? Adesso entriamo profondamente nel Natale. Mangia liberamente. Non mangia, mangia abbuffati. Mangia liberamente da ogni albero nel giardino. Senti quanto è fedente il diavolo. Ora, questa parola era stata data all'uomo. Satana non è andato dall'uomo, perché l'uomo aveva sentito, ma è andato dalla donna. Ora, io non c'è scritto nella Bibbia, ma io credo che quando l'uomo è andato dalla donna, gli ha detto, sai cosa ha detto il Signore? Ha detto che possiamo mangiare liberamente da tutti gli alberi del giardino. Il problema qual è? Che l'uomo ha sentito la voce direttamente da Dio e alla donna è stato detto per riportato. Si dice derelato. E sentire una cosa direttamente, sentire riportata, non ha lo stesso effetto, vero o no? E siccome Satana lo sapeva, non è andato da lui, è andato da lei. E gli ha detto così, ma è vero che Dio ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La volontà di Satana è mostrare all'uomo un Dio tirchio, un Dio cattivo, un Dio bizzoso, un Dio ombroso, ed è proprio ciò che la religione mostra. Tu devi essere povero, perché Gesù era povero. Davvero Gesù era povero? Stasera vedremo alcune cose. Adesso vediamo il Natale, Luca 2, 6, 7. La Bibbia dice così, è fantastico, che a un certo punto a Roma Cesare Augusto, cioè Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, decide di fare il censimento di un impero. Voglio farti vedere qualcosa di tremendo. A Roma, Cesare Augusto era l'uomo più potente della terra, è vero o no? Molto più di Putin. Governava tutto il mondo allora conosciuto. Lui diceva una parola, era vita o era morte. E lui decide di fare un censimento. E la Bibbia dice, ma noi lo sappiamo anche dagli storici, che tutti dovevano andare nella loro città di nascita a farsi registrare. Perché non ti potevi registrare dove abitavi. Io sarei dovuto andare a Campiglia Marittima, perché lì sono nato, e farmi registrare nel comune di Campiglia Marittima. Ora, in una provincia sperduta dell'impero romano, di cui Augusto interessava veramente poco, che si chiamava Israele, oggi Palestina, Israele, c'era una coppia di persone che venivano da una famiglia di Betlemme. Si chiamavano lui Giuseppe e lei si chiamava Miriam, cioè Maria. E non vivevano però a Betlemme, vivevano a Nazareth. E lei, in un modo stranissimo, era rimasta incinta. E secondo questo decreto doveva farsi un po' di chilometri al nono mese per andare a Betlemme, perché ai romani non interessava se avevi, non era come oggi che ti dicevano, no vabbè, ma tanto siamo in Italia, no, a quel tempo un mese, due mesi, nove mesi, tu vai a farti registrare perché l'imperatore l'ha deciso. Ora io vorrei farti immaginare che questa ragazzina, che probabilmente aveva 15-16 anni, non di più, perché la parola parthenos vuol dire fanciulla, cioè la parola vergine, in greco è parthenos, da cui il partenone, di Atene, perché era il tempio dedicato alla vergine Atena. Parthenos vuol dire sia vergine, vuol dire anche fanciulla. Parthenos è una ragazzina di 15 anni. Nono mese. C'è qualche sorella che ha avuto dei figli? Nono mese, io non l'ho avuti. Però insomma, credo che nove mesi. E non è che prendevi la metropolitana, prendevi l'aereo, prendevi un asino e te ne andavi. Ora vorrei metterti al posto di Maria oggi. Io mi rifiuto di venire a Betlemme. E poi noi siamo ebrei, noi siamo credenti, quell'incirconciso l'imperatore romano è un complotto sicuramente, ci fanno andare a Betlemme perché vogliono registrarci e poi vogliono metterci tutti schedati. Oggi noi siamo così o no? Io mi rifiuto di andare, invece nella docilità questi due partono e vanno a Betlemme. Perché? Allora non lo sapevano.
Perché le antiche scritture, e dopo lo vedremo nel libro di Michea, al capitolo 5, dicevano che il Messia doveva nascere a Betlemme. E sapete perché doveva nascere a Betlemme? Perché Betlemme era la città di Davide, il Messia veniva dalla famiglia di Davide. E guarda caso, tutti e due, Giuseppe era discendente di Davide. Discendente da Salomone. E lo sai di chi era figlio Salomone? Di Batsheba, cioè l'adultera. Che strano Dio, eh? Ma con tutti i figli che Davide aveva, ma poteva scegliere il figlio di Ainoan, il figlio di Abigail, no, il figlio della... Tutti dicevano poco di buono. Dove il peccato abbonda, la grazia. E Miriam, Maria, era discendente di Davide, da parte di Nathan, che era l'altro figlio di Batsheba. Se tu dai un'occhiata alla discendenza di Gesù, ci sono più scandali nella discendenza di Gesù che a Beautiful. Brooke Logan in confronto è una collegiale. C'è Tamar. Tamar ha fatto incesto col suocero. Beautiful. Batsheba. Davide ha fatto uccidere uno dei 30 suoi più fedeli in modo vergognoso per avere lei. E aveva già un sacco di moglie, ha voluto pure lei. Da lei, da là, poco di buono, dall'adultera vengono due figli da cui discendono Giuseppe e Maria. E poi ti posso farti una domanda. Giuseppe e Maria si incontrano e dicono: piacere, tu sei la discendente di Davide? Sì. Allora io sono la futura mamma del Messia. Piacere, tu sei Giuseppe il falegname, discendi da Davide, io e te ci dobbiamo mettere insieme. Perché tu concepirai, secondo voi sono messi così insieme Maria e Giuseppe? Dio guida la tua vita senza nemmeno che tu te ne accorgi. Amen. Loro, ma figure si stavano lì a pensare, le antiche scritture dicono: chissà dove sarà mia moglie. Oggi i credenti fanno così, chissà dove è l'uomo che Dio ha preparato per me. Dio ha preparato milioni di uomini liberi, cerca di cercare di trovarlo uno decente col cervello. No, io devo pregare, ma delle cose folli, io devo pregare perché Dio mi faccia vedere l'uomo della mia vita. No, tu devi pregare perché devi crescere il cervello, ma in chiasa mi hanno insegnato così, quello è il problema. Ora immaginati, Giuseppe andava nella sinagoga, Maria no perché non ci andava, non sono nella sinagoga, e il rabbino gli dice: oh, tu devi pregare perché devi avere la donna. Giuseppe prega e un angelo gli dice: lei sarà la futura moglie del Messia. Ma noi siamo folli, fuori completamente, ma questi manco sapevano. Però posso dirti qualcosa? Dio ha messo nel cuore dell'imperatore romano, ascoltami, di fare un censimento che muoveva milioni di persone in tutto l'impero. E cosa vuol dire fare un censimento e muovere tutte le persone dell'impero? Che sistema burocratico devi mettere su per spostare due ragazzi da Nazaret a Betlemme? Fermati e rifletti su questo. Dio, per benedire la tua vita, può muovere l'uomo più potente della terra senza che nemmeno lui lo sappia. E noi siamo lì a dire: Dio, ma come farai? Ma cosa ne sai di come Dio fa? Ma lui fa cose talmente grandi che noi non ci arriveremo mai. Quello che devi fare è fidarti di lui e camminare con Gesù. Basta. A me no, è un po' diverso di Natale. Mentre era là, allora Maria non comincia a dire: io non ci vengo perché quello non ci vengo. Oggi un evangelico, un cattolico, avrebbe detto: chi? Io mi devo muovere perché Cesare Augusto non è salvato, numero uno, è un idolatra, numero due, ci opprime, perché i romani opprimevano Israele. Io non mi muovo di qui, immagino Giuseppe dice: dai, non la fa lui, io non mi muovo di qui, guarda qua, sono di 9 mesi, lui viene qui, io non ci vado. Sai quante volte il Signore vorrebbe portarci da qualche parte per benedirci e noi induriamo il collo nel nome della religiosità, nel nome della sana dottrina, e ti perdi la benedizione che Dio ha. Quanto è stupido l'uomo. Davvero no. E Maria parte, 9 mesi, anzi alla fine dei 9 mesi, e arriva a Betlemme. Mentre ero là, si compì per lei il tempo del parto. Domanda: è stato il Signore è arrivato a tempo o no? Dio arriva sempre a tempo nella tua vita. Non ritarda di un secondo. Mai. Come arrivano a Betlemme, si rompono le acque.
ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, non unigenito. Che cosa vuol dire primogenito in italiano? Primo vuol dire primo, e questa è una rivelazione non da poco. Genito vuol dire generato. Gesù è il primogenito di Maria, è l'unigenito di Dio, ma non è l'unigenito di Maria. E poi vi faccio vedere perché Maria dopo ha vissuto il suo matrimonio serena. Poverina, almeno faglielo vivere questo matrimonio. Primogenito, perché? Perché Gesù doveva nascere da una vergine, dopo vi dirò perché. Lo fasciò, lo coricò in una... perché non c'era posto per loro nell'albergo. Fermi qui, non c'è scritto non c'era posto nell'albergo. C'era posto nell'albergo, non c'era posto per loro nell'albergo. Perché? Perché sono passati 2000 anni, ma l'uomo è sempre uguale. Senti, bussare. Allora, questo albergo, la parola è ento kataliumati. La parola kataliuma in greco non indica un albergo, indica un luogo di riposo dove si dormiva, dove si attraccavano i cavalli per viaggiare, una specie di caravanserraglio. Dove? Perché a quel tempo si viaggiava, mica c'erano l'alta velocità, si andava con gli animali dopo un po' non c'erano più, hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di dormire, allora c'era un luogo dove si, c'erano mangiatoie, dove si attaccava, dove potevi dormire, la mattina dopo ripartivi perché di notte non era come oggi che c'erano lampioni. Ecco, il kataliuma era una specie di locanda così, dove sul retro si attaccavano gli animali. E questo qui apre, li guarda e dice, stinciano la lira. Perché? Perché Maria e Giuseppe, non Gesù, non se la passavano molto bene dal punto di vista economico. E adesso vi farò vedere nella Bibbia perché. Non erano molto facoltosi. E a quel tempo bastava dare un'occhiata e vedere subito se ce l'avevi o no. E allora la camera non te la do, me la tengo per qualcuno a cui la metto un po', perché non c'era il booking a quei tempi, capito? E non c'era posto per loro nell'albergo. Perché Maria e Giuseppe non se la passavano bene? Maria e Giuseppe non se la passavano bene. Perché? Perché c'è scritto il perché nella genealogia di Gesù, cioè tutta la discendenza, in Matteo capitolo 1 verso 11-12, dove in tutto quello generò quello, tutta la discendenza del Messia, si dice che a un certo punto Giosia generò Jeconia. Chi è Jeconia? Jeconia è un re di Israele, della stirpe di Davide, perché il Messia doveva venire dalla stirpe di Davide, figlio di Davide viene chiamato, vi ricordate nel Gesù, figlio di Davide? E i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia era nella discendenza di Giuseppe, non di Maria, attenzione. E Jeconia fu maledetto. Pensa un po', nella genealogia di Cristo c'è pure uno maledetto. C'è Tamar, c'è Bathsheba, c'è Ruth. Ruth era un'edomita, era una moabita, scusate, era una non ebrea. Vero o no? Questo discendente di Giuseppe, scusate, questo antenato di Giuseppe, era stato maledetto ed è riportato in Geremia 22, 24, 30. Prendila questa perché ti farà chiarire una cosa. Come è vero che io vivo, dice il Signore, anche se Conia è l'altro nome, Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un sigillo nella mia destra, io ti strapperei da lì, cioè io ti tolgo dalla linea legale, perché aveva peccato. Così parla il Signore, iscrivete quest'uomo come privo di figli. A quel tempo, se un re non aveva figli, la discendenza finiva. Come un uomo che non prospererà durante i suoi... Perché? Perché la maledizione porta anche povertà. La povertà, amici miei, che ne dica la religione, non è una virtù, è una maledizione. Amen? Perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Jeconia era stato maledetto. E come vedi, quest'uomo non prospererà. E quando la maledizione veniva, tutta la discendenza era maledetta. Mi state seguendo? A motivo della maledizione del suo trisavolo Jeconia, Giuseppe aveva ancora sulla linea quella maledizione. E uno potrebbe dire, e scusa, e Gesù viene da una linea maledetta?
Come può il Messia venire da una linea maledetta? È vero o no? Perché Dio non ha voluto, ma ha permesso che Geconia venisse maledetto? Per spiegarci una cosa. Se Geconia è stato maledetto, dalla sua linea non può venire il Messia. È vero o no? Però Geconia nella linea del Messia, perché Matteo 1. E com'è sta storia? Semplice. Gesù non è il figlio di Giuseppe. Questo segno ci fa capire che quel bambino non viene da carne e sangue, ma è direttamente il figlio di Dio. Wow! Ma pensate quanto la Bibbia è assolutamente credibile. Davvero no? Ok. E come nasce Gesù? Ce lo dice Matteo 18, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, è stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta proprio dallo Spirito Santo. Vi spiego come funzionava il matrimonio a quel tempo, se non si capisce. Il matrimonio a quel tempo avveniva in due momenti. C'era il fidanzamento, che non era quello di oggi. Oggi il fidanzamento è assannamo. A quel tempo no, il fidanzamento aveva valore di matrimonio. Infatti la parola fidanzamento, fides, vuol dire fedeltà. I due si promettevano fedeltà. Erano sposati legalmente, ma dopo la celebrazione ognuno andava a casa sua per un anno. Non si vedevano più, non avevano rapporti, però erano sposati. Perché se così non fosse, siccome Gesù è stato concepito in quell'anno, Gesù sarebbe nato fuori dal matrimonio. E un figlio fuori del matrimonio a quel tempo era un figlio nel peccato, il Messia non poteva essere generato nel peccato. State seguendo? Cosa faccio? Sentite che meraviglia. Si sposavano. In realtà si fidanzavano. Erano legalmente marito e moglie. Il marito andava via per un anno a costruire la casa. Dopo un anno, finita la casa, tornava, prendeva la sposa, la portava a casa e facevano studi biblici. Posso dirti qualcosa? Gesù è il fidanzato della Chiesa. È vero o no? Gesù è tornato al Padre, è andato via un anno, che è l'anno di grazia, cioè questi 2000 anni. E lo sapete cosa ha detto un giorno ai suoi discepoli? Io vado a prepararvi un posto. Come lo sposo andava a preparare la casa, e quando ve l'avrò preparato, come dopo un anno a casa finita lo sposo tornava, prendeva la sposa e la portava in casa, lui tornerà, prenderà la sua chiesa e la porterà in cielo. Amen. Facciamo un applauso. Si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Perché? Perché se non fosse così, se lui fosse stato il figlio di Giuseppe, sarebbe venuto, a parte non sarebbe stato il Messia, perché non sarebbe stato Dio fatto uomo, ma poi sarebbe venuto dalla linea maledetta, e il Messia non poteva venire dalla linea maledetta. E quella è la riprova che il seme non l'ha dato Giuseppe, ma il seme l'ha dato Dio. La parola è il seme, la parola si è fatta carne. Questo è Natale. Chiudo con la parte più bella. Giuseppe, destato dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Vedi, non dice fidanzata, dice moglie. Perché erano già legalmente, anche se non avevano rapporti per un anno. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché. Ah, non dice mai. Anche la Bibbia cattolica lo dice. E perché però insegnano altro? Non so, voglio chiedere, però nella Sacra Scrittura c'è scritto: non ebbe rapporti coniugali finché. Ora, lezione di grammatica, cosa vuol dire in italiano finché? Dire fino a quando? Se non ebbe rapporti coniugali finché non ebbe partorito un figlio, cosa vuol dire in italiano? Che dopo avrà vissuto il matrimonio? No. Perché lei doveva essere vergine al parto, ma non per sempre. Infatti la Bibbia parla di figli e figlie di Maria, cioè i fratelli e le sorelle di Gesù. E ci sono i nomi. E alcuni dicono, no, ma quelli sono cugini. No, sai perché? Perché la parola originale nel testo greco è adelfoi. Adelfos vuol dire fratello. No, vuol dire cugino. Sai cosa vuol dire la parola adelfos, da cui Filadelfia, no? L'amore fraterno.
Quella parola dove si parla dei fratelli e delle sorelle di Gesù, la parola è adelfoi, che viene da adelfos. Adelfos è fatto di due parti, A, l'alfa, e delfos. Quell'alfa è, non ti faccio una lezione di greco, faccio solo per spiegarti cosa vuol dire, è un'alfa copulativa, vuol dire un'alfa che indica unione, non è un'alfa privativa, è un'alfa copulativa, vuol dire comunione. Delfos, sapete cos'è il delfos? È il grembo, l'utero. Adelfos vuol dire figlio dello stesso, ecco l'alfa copulativa, dello stesso utero. Quindi quelli erano usciti dal grembo di Maria ed erano i figli di Maria e Giuseppe, invece Gesù era solo il figlio di Maria. E mi dite che cosa c'è di male che una moglie viva santamente il proprio matrimonio con suo marito? Vabbè. E gli pose nome? Gesù. E poi sapete che cosa accade? Gesù nasce in una? No. Gesù nasce nel retro di quella casa, di quel caravanserraglio. Perché? Perché non trovarono posto nell'albergo, in quel caravanserraglio. Ma Maria stava partorendo. E non è che Giuseppe gli disse, andiamo dove? Betlemme era? Tutta lì. Andarono nel retro. E che cosa c'era nel retro? Dove mettevano gli animali? Perché il Messia doveva essere deposto in una mangiatoia, che erano di pietra, non di legno. Sapete perché erano di pietra? Perché erano fatti come i sepolcri, perché quel bambino nasceva per morire. E lo depongono nella mangiatoia. Lo depongono nella mangiatoia perché? Perché Gesù va mangiato, è il cibo della nostra vita. E poi sapete, da lontano partono dei magi. Oh, bellissima la storia dei magi. Quanti erano i magi? C'è una stella che è probabilmente una cometa, che loro che studiavano il cielo avevano visto, non so come, che quella era la stella del Messia, del Salvatore. Seguono la stella e dice, quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia ed entrarono nel presepe. Leggi? Nella casa di chi? Perché io ho sempre visto immagini che vanno alla stalla. Gesù c'è andato in quella mangiatoia, ma non c'è rimasto. Perché poi, fatto il censimento, se ne sono tornati a casa sua, a Nazareth. I magi, che non erano tre, ora vi farò vedere quanti erano, non sono andati a Betlemme. Ma mi dite il senso di questa famiglia che tiene non so quanti giorni o qualche mese sto figliolo in un caravanserraglio in mezzo agli animali, in una... questi avevano casa. E infatti la Bibbia dice che questi magi entrarono nella Eisten Oikian in greco, nella casa, cioè dove i magi non sono andati a Betlemme nella stalla, i magi sono andati a casa a Nazareth. L'hai scoperto stasera, di la verità, ti ho smontato il presepe in un colpo solo. Vai a casa, c'è il presepe in rovina. Oh, è la Bibbia, non è un problema farlo il presepe, il problema è non mettertelo qui dentro il presepe, perché noi vediamo che ormai è una storiella per bambini e non ci crede più nessuno alle storielle dei bambini. Il Natale non è una storiella per bambini, il Natale è una storia vera che parla di un Dio che si fa uomo per morire crocifisso per salvare noi. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, prostratosi, lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono d'oro. Bellissimo! E c'hanno il Kinder Pinguino, c'hanno l'ovino. Hai visto che i magi c'hanno l'ovino? Adore, c'è una pepita d'oro. Poi c'è un chicco di incenso e un granello di mirra. No, ascolta un po', aperti loro. Posso dirti qualcosa? Finisco di distruggerti il presente. Maria e Giuseppe, abbiamo visto, erano figli di una generazione maledetta, vero o no? E quindi probabilmente poveri. Come nasce Gesù, arrivano tesori in casa. Dove Gesù viene, la benedizione di Dio arriva. Wow! Aprirono il loro tesoro. Come te lo immagini un tesoro? In un vaso.
piccolino, barbarona, nei carri. Volete vedere quanti erano e cosa portarono? Allora, ok, oro perché? Oro perché rappresenta la divinità, Gesù è Dio. Incenso è la divinità. Scusate, oro perché è re Israele. Incenso perché è Dio. Mirra rappresenta la morte, perché si ungeva con la mirra il corpo dei defunti. Cioè, questo bambino è nato per morire. Allora, è qualcosa di romantico? No. Però è qualcosa di glorioso. Quanti vogliono vedere quanti erano i magi davvero? Non erano Melchiorre, Gaspare e Baldassarre? Lo sapevo come si chiamavano. Non si chiamano, quindi non erano tre e non avevano l'ovino Kinder. Libro di Isaia? No, non è quello, voglio Isaia. Ce l'ho messo. No, sì, ce l'ho messo, vado a cercare. Non ce l'ho messo, però te lo leggo, te lo cito testualmente. O Efrata, una carovana di cammelli ti invaderà. Una carovana, non erano tre. Immaginati a Nazareth arriva una carovana di cammelli su cui c'erano questi saggi. Tesori, oro, incenso, i tesori dell'Oriente. Un fiume di benedizione. Gesù, posso dirti qualcosa? Nasce in una famiglia povera, ma Dio innalza subito questa famiglia. Ascolta, non conta da dove vieni. Se Gesù entra nella tua vita, la storia della tua vita cambierà. Non importa che tu venga dalla famiglia dell'emiro del Qatar. Lascialo nel Qatar, l'emiro del Qatar. Dove il Signore viene, la benedizione viene. Sai perché? Perché la maledizione è la povertà. Dio, Gesù non è mai stato povero. Sapete cosa dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 9? Cristo Gesù, da ricco che era, ricco vuol dire che ha tutto quello che gli serve. Noi abbiamo l'idea di Gesù poverello, è la religione che ha fatto qualcosa. Cristo Gesù, da ricco che era, si è fatto povero. Dove? Alla croce. È morto nudo. Perché? Perché alla croce si è caricato dei nostri peccati ed è diventato dal Figlio Santo di Dio maledizione. Galati capitolo 3. E la maledizione porta povertà. Da ricco che era, è diventato povero alla croce, affinché noi che eravamo poveri venissimo arricchiti di tutto. Sono fortezze nella mente che vanno smontate. Dio non ti vuole povero, perché Dio ti ama. Quale padre vorrebbe, ascoltare l'ipocrisia della religione che fa schifo alla società del lezzo. L'ipocrisia della religione è la cosa più schifosa che esista. Dio ti vuole povero. Sorella, e tutto quello che hai dallo a me, che Dio mi ama meno, Dio ti ama le povere. E Gesù un giorno ha detto così: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Alzi la mano chi ha un figlio in questa stanza. Qual è l'ultima volta che hai pregato e hai detto: Signore, fa che mio figlio sia povero tutta la vita? Ma non povero, 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 povero in canna. Benedici così tanto mio figlio da farlo mendicare per il resto dei tuoi giorni. Oh Signore, una santa povertà sulla vita di mio figlio. No, noi per i nostri figli ci ammazziamo di lavoro per farli stare bene, ci scropponiamo, facciamo tre lavori. La mamma diceva: tutto quello che c'hai lo so levata di lì, in Toscana di Bonnetta, lo so levata di lì da questa. Poi entriamo in chiesa e diventiamo spirituali. Hai fregato il panaio stamattina, gli ha rubato 10 centesimi, al resto le 30 10 centesimi più. Poi in chiesa: oh Signore, tu ci vuoi poveri. La povertà è una maledizione. La famiglia di Giuseppe era povera a motivo della maledizione di Iconia, ma come il figlio di Dio arriva, la benedizione arriva. E infatti Dio è chiamato il Dio dell'oro e dell'argento, non il Dio dei pidocchi. Amen. Riprendo
un attimo questo passo, sopportatemi, ma Natale una volta l'anno ho fatto tanto così, allora ho fatto tanti chilometri, quindi stare lì buono, non ce l'ho finito. Riprendo un attimo il passo che abbiamo letto prima. Mentre ero là, si compì per lei il tempo del parto, ed è della luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia. Non l'ho messo perché sennò sono troppi passi. Vi ricordate quando, prima della nascita di Gesù, appaiono gli angeli ai pastori di notte? Che non hanno le ali, i riccioli d'oro, il cartiglio. Gli angeli sono esseri che mettono quasi paura, tanto sono gloriosi quando appaiono nella vita. Le persone rimangono folgorate, hanno spada, gli angeli dell'Eterno. E gli dicono, questo sarà il segno per voi per riconoscere il bambino. Ascoltate, troverete un bambino in fasce, adagiato in una... Ascoltami, questo è meraviglioso. Questo era un segno. E il segno era duplice. Un bambino in fasce e in una mangiatoia. La domanda è, perché tutti i bambini sono in fasce? Non tutti sono in una mangiatoia, però tutti i bambini erano in fasce, perché a quel tempo non c'era il pannolone Pampers e quello con gli strappi. A quel tempo li avvolgevano in fasce. Ma perché gli angeli dicono, state attenti a questo segno? E soprattutto gli angeli non dicono ai pastori dove sarà di preciso la nascita di Gesù. E vi dirò qualcos'altro. I magi vengono dall'Oriente. Avete fatto caso che sanno subito dove andare? Ma i pastori, gli angeli, non dicono il punto in cui Gesù sarebbe nato. Sì, a Betlemme, ma a Betlemme dove? Vicino a dove? Vicino al fornaio, vicino dove è nato di preciso? Sanno subito dove andare. Perché? Perché in Michea capitolo 5:1, una delle antiche profezie della nascita del Salvatore, dice così, e gli ebrei la conoscevano la Bibbia, ma da te, o Betlemme, Efrata, Betlemme, Betlehem vuol dire la casa del pane, perché Gesù è il pane della vita, Efrata vuol dire fruttifero, il pane dal cielo è venuto sulla terra per rendere la nostra vita fruttifera. Piccola per essere tra le migliaia di Giuda, Gesù non è nata a Roma o a Tiro o a Sidone, è nata in un posto come il nostro cuore. Piccolo che nessuno conosce, ma è quello dove Gesù desidera nascere. Da te ne uscirà colui che sarà dominatore in Israele, il Messia, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Perché ai giorni eterni? Perché è Dio. E solo Dio è eterno. Amen. Perché Gesù è nato 2000 anni fa, ma la seconda persona della Trinità è eterna. Il bambino con il corpo è nato 2000 anni fa, ma Cristo è eterno con il Padre e lo Spirito Santo, siete d'accordo? Però Betlemme dove? Non c'è mica scritto via dell'artigianato numero 24, angolo o via di casa, non c'è scritto. E com'è che sapevano dove era? È semplice. Perché? Cioè, semplice per loro. Al capitolo prima, Michea 5:1, nel capitolo 4, quindi pochi versetti prima, c'era scritto così. C'è scritto così. A te, torre del gregge, ripetete con me queste parole già. Torre del gregge. Colle della figlia di Sion, è il colle di Betlemme. Figlia di Sion è Gerusalemme. A te verrà, a te l'antico dominio, il regno che spetta la figlia di Gerusalemme, il regno. Il Messia doveva nascere nella torre del gregge. E dove si trovava la torre del gregge? A Betlemme. E siccome gli ebrei lo conoscevano questo passo, dicevano il Messia è nato a Betlemme. Dove? Alla torre del gregge. E cos'è la torre del gregge? Questa è la cosa più bella e chiudo davvero. La torre del gregge era un posto. Si chiama in ebraico Migdal Eder. Migdal vuol dire torre, Eder vuol dire gregge. A Gerusalemme c'è un posto dove noi sappiamo dagli scrittori del tempo, dai rabbini, dai masoreti ebraici, che se una pecora, ascoltate, perché lì c'era la torre del gregge, era un luogo dove nascevano le pecore, dove si facevano i parti degli animali. Se un agnello nasceva lì, veniva sacrificato al tempio. Pensa un attimo. Immaginate, uno porta le pecore fuori, la pecora sta per partorire, devi farla partorire, anche la partorire in mezzo alla strada, dove vai? Vai, che è il luogo, come un posto dove Gesù è nato, c'erano le mangiatoie, lì nasce, nella mangiatoia l'agnellino nasceva e poi quando cresceva si nutrivano lì.
le mangiatoie di pietra erano luoghi anche dove nasceva gli alieni. E da tempo immemorabile, ora ti farò vedere da quanto tempo, si sapeva, tutti sapevano in Israele, che se un agnello nasceva lì, quello veniva tolto al padrone e andava sacrificato nel giorno dell'espiazione, perché si facevano i sacrifici di animali a Gerusalemme, al Tempio. State seguendo? Ma questa Migdale d'Er, sapete cos'era in realtà? Guardate, questo è troppo bello. Era la tomba di Rachele. Chi è Rachele? Rachele è la seconda moglie di Giacobbe. C'aveva la bruttacchiona che era Lia. E poi Rachele, e Lia che con le serve lì, Zilpa e Bila, ha fatto 10 figli. E poi Rachele che non rimaneva, è stato interessante, vi ricordate? Ma era quella che Giuseppe amava. Sapete cosa vuol dire la parola Rachel? Eccola. E lo sapete la parola Rachel dove si trova anche? In Isaia 53, la profezia del Messia. Come una pecora muta davanti ai suoi tosatori. La parola pecora riferita a Gesù è Rachel. E questa era la tomba di Rachel. Guardate, Rachel dunque morì e fu sepolta in via di Efrata, cioè a Giacobbe, eresse una pietra commemorativa. Quella è diventata poi nel corso dei secoli, sapete, si facevano i santuari anche a quel tempo. La Migdal Eder è diventata un luogo dove si facevano nascere gli animali. Perché? Perché Rachel vuol dire pecora. Giacobbe resta una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa sulla tomba di Rachel esiste tuttora. La volete vedere la foto? Eccola qui. Questa è la Migdal Eder. C'è ancora oggi, da 3300 e qualcosa anni. In questa struttura c'era un luogo dove si facevano nascere i figli delle pecore. E la tradizione diceva, ascoltate che meraviglia, sapete che meraviglia, che se un agnello nasceva lì, andava destinato al sacrificio al Tempio. E la legge prevedeva che l'agnello doveva essere senza macchia, senza difetto, perché doveva rappresentare che cosa? Che un giorno il figlio di Dio sarebbe stato senza peccato e senza difetto. E allora cosa facevano? Se vi meraviglia, appena l'agnellino nasceva, lo fasciavano. Per evitare che andando a infilarsi in qualche pruno si facesse una ferita e allora non poteva più essere sacrificato. E allora l'agnellino nato nella Migdal Eder, dove Gesù è nato qui. Non dove ti fanno vedere che c'è la stella, Gesù è nato alla tomba di Rachele. Veniva fasciato, avvolto in fasce, e l'agnellino poi veniva messo nella mangiatoia. Voleva dire che era destinato al Tempio, perché Gesù è nato lì, perché già dalla sua nascita si sapeva che sarebbe stato sacrificato non al Tempio, ma su un legno, su una croce, senza macchia e senza difetti, per salvare me e per salvare te. Questo è Natale. Alziamoci in piedi. Se è per me va bene, lo accetto. Se è per Gesù possiamo farlo un po' meglio. È il suo compleanno, no? Pensa che meraviglia. Altro che Jingle Bell e Mariah Carey. Che va bene, ascoltiamo. Non voglio mica fare le crociate, per carità di Dio. Ma viviamocelo serio per Natale. Però noi possiamo vedere davanti un mistero talmente grande, talmente meraviglioso, talmente glorioso. Tutti i bambini di questo mondo nascono per vivere, è vero o no? Ogni genitore che vede nascere un bambino vuole che viva, vuole che cresca. Gesù è l'unico che è nato e il cui padre l'ha dato perché morisse. Se non capisci l'amore di Dio, pensa a questo. Dio ti ama così tanto, ti ha dato l'unico figlio che aveva, non per farlo diventare l'imperatore di Roma, ma per farlo morire in croce, per salvarti l'anima e darti la vita eterna. Vi ricordate? Poiché i figli hanno in comune carne e sangue,
e gli vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che della morte aveva il potere, cioè il diavolo, e liberare con la sua morte tutti coloro che per paura della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita, remo e vivo. Alziamo le mani. Le persone del Signore che ci hanno preceduto stanno trionfando in una Gerusalemme celeste che la Bibbia dice ha le strade d'oro. E io me lo immagino che corre su e giù a fare le siepi a tutte le dimore della Gerusalemme celeste. Sono più vivi di noi. Gesù ha detto: mio Padre non è il Dio dei morti, ma è il Dio dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Dio non è il Dio dei poveri, Dio non è il Dio dei morti, Dio ama tutti, ma la volontà di Dio non è né che tu sia povero, né che tu muoia per sempre, né che tu abbia una vita maledetta. Dio ha dato il suo unico figlio e lo ha dato. Io mi immagino, non posso immaginarla, la sofferenza di Dio. Quando Gesù è morto sulla croce, la Bibbia dice che è venuta un'eclissi, vi ricordate, è venuto buio su tutta la terra. Perché? Perché noi vediamo il dolore del figlio, ma immagina il dolore del padre. Gesù, il figlio eterno di Dio, ubbidiente al Padre fino alla morte, sottomesso al Padre. Lui diceva: io e il Padre siamo una cosa sola. E il Padre l'ha dato nelle mani dei romani, che l'hanno flagellato, gli hanno sputato addosso, gli hanno strappato la barba, l'hanno bestemmiato, gli hanno colpito la testa con una canna, gli hanno dato talmente tanti colpi di flagello che la Bibbia dice per bocca di Pietro che sulla schiena di Gesù c'era una sola piaga. Non c'era un centimetro sano. La carne di Cristo grondava sangue dappertutto. E la lettera di Ebrei dice: per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. Sai cosa vuol dire? La Bibbia dice, ascolta questo perché è tremendo, vi ricordate quando Gesù va nell'orto del Getsemani e inizia a sudare sangue? E tutto il peccato in quella coppa che lui beve entra dentro di lui, tutto il peccato degli uomini, la pedofilia, gli omicidi. Gesù ha bevuto tutto il peccato del mondo, l'ha fatto entrare dentro di sé per toglierlo dal mondo. Puoi immaginare quando l'angelo, quando lui dice: Padre, se è possibile allontana da me questo calice. Quel calice non era quello che noi beviamo con lo spumante, quel calice c'era tutto il peccato del mondo, da Adamo all'ultimo uomo, tutte le peggiori forme di perversione. Gesù l'ha bevuto per toglierlo da noi. E dice: l'anima mia è oppressa da una angoscia mortale. Perché? Perché nella stessa persona, immaginate questo, Gesù era Dio, nella stessa persona c'era la santità di Dio e l'obbrobrio del peccato insieme. Due forze che si scontravano, e talmente questo scontro in Gesù è stato terribile che le vene hanno iniziato a rompersi e Gesù ha cominciato a sudare sangue. E la Bibbia dice che un angelo in quel momento è andato a confortare. Vuoi sapere come ha fatto a confortare? L'autore della lettera di Ebrei dice: per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. Sai cosa gli ha fatto vedere? Gli ha fatto vedere la tua foto. E Gesù ha guardato e ha detto: per la sua salvezza lo faccio. Per Gabriele lo faccio. Gli ha fatto vedere tutti noi che oggi saremmo stati qui salvati. Gli ha fatto vedere Remo. E Gesù ha detto: lo faccio. È solo la gioia di qualcosa più grande che ti fa sopportare il più grande dolore. L'ha fatto per me, l'ha fatto per te. Sai quando è veramente Natale? Quando una persona apre il cuore e dice: Gesù, voglio riceverti come il mio Signore e come il mio Salvatore. E se sei qui per la prima volta, magari sì, viene dalla religione, ma non conta se sei stato cattolico, evangelico, tutto questo non conta niente. Se non accetti personalmente Gesù nella tua vita, è solo religione, ma non è nuova nascita. Questo è quello che Gesù ha fatto per te. C'è solo una cosa che ti chiede: posso entrare nel tuo cuore e darti la vita eterna, darti la salvezza. Sapere che quando verrà l'ultimo giorno, il tuo corpo andrà in una tomba, tu vai dritto in cielo, perché Gesù è il passaporto per le stelle. Amen. Questo è Natale. E se sei qui per la prima volta, prendiamoci un attimo tutti per mano, anche voi da casa, se ancora non avete ricevuto Gesù, questo è il momento.
Questo è ciò che accadde a me la notte del 24 dicembre del 95. Avevo 20 anni, guidavo da solo in macchina. Gesù è entrato nella mia macchina e mi ha schiantato il cuore. E io sono andato a casa in un mare di lacrime e gli ho detto: Gesù, salvami. E lui mi ha salvato subito. Chiudi i tuoi occhi. È il momento più importante della tua vita. È il momento della tua nuova nascita, della salvezza, della vita eterna. È il momento in cui puoi diventare da creatura di Dio, figlio di Dio, figlia. Di insieme a noi, lo diciamo tutti insieme, ok? Così non si sentono imbarazzati. Ad alta voce insieme a noi, queste semplici parole. Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret. Grazie. Grazie. Per il Natale. Per il Natale. Grazie perché 2000 anni fa. Tu hai lasciato il trono del cielo. Sei venuto in questo mondo. Sommerso dal peccato. Hai preso il nostro posto. Hai preso su di te tutte le nostre colpe. E le hai inchiodate sulla croce. Tu hai pagato al Padre quello che noi mai avremmo potuto pagare. Se non con la morte. E dopo 3 giorni tu sei risorto dalla morte. E oggi sei vivo. E io voglio riceverti vivo. Io voglio ricevere un Dio vivo. Non una statua da religione. Io voglio il Salvatore che ha versato sangue per me. E questa sera ti accetto come il mio Salvatore. Come il Signore della mia vita. E in questo momento, per la fede nel nome di Gesù, io nasco di nuovo, sono salvato, salvata, ho vita eterna e Dio è mio Padre. Amen.